tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Tir si ribalta su strada Montefeltro a Pesaro, fortunatamente nessun ferito. Cantiere ex Agip bloccato in Viale Gramsci, le opposizioni vogliono sapere il perché. Oggi è la giornata mondiale dell'Alzheimer, in Italia ne soffrono oltre 600.000 persone. Barbara Marcolini è la nuova presidente della Confcommercio di Fano. Sport, sabato si corre la 22esima edizione della Corrifano. Buonasera, benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo con la cronaca. Andiamo a Pesaro questa mattina in una rotatoria di strada Montefeltro in direzione Urbino. Attorno alle ore 11 un tir a pieno carico nel percorrere la rotatoria a causa di un probabile spostamento del carico si è ribaltato su di un fianco. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nello spettacolare incidente. Il conducente del mezzo pesante non ha riportato importanti danni fisici se non qualche escoriazione, ma era visibilmente sotto shock. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti due pattuglie della polizia locale di Pesaro e oltre a regolare il traffico è arrivata anche un'ambulanza del 118. Ed ora torniamo ad occuparci del cantiere in Viale Gramsci, quello dove c'era l'ex distributore dell'Agip. Il cantiere è fermo da diverso tempo e ora le opposizioni vogliono sapere il perché. È sotto gli occhi di tutti il cantiere fermo nell'ex area del distributore Agip in Viale Gramsci. Ruspe ferme, nessun operaio, tutto inanimato da diverse settimane. In realtà a quest'ora, se tutto andava per il verso giusto, come annunciato dall'amministrazione comunale, l'area doveva essere riconsegnata da parte delle ditte che stanno procedendo alla bonifica nell'area prima dell'inizio delle scuole. La prima campanella è suonata, gli alunni sono nelle classi e con loro sono tornati gli atavici problemi di quell'area nelle ore di punta. Auto lasciate alla meno peggio, via vai di gente e situazione che peggiora in caso di pioggia. Ed ora con il sito transennato aumenta anche il tasso di pericolosità di quell'area. L'opposizione a questo punto si chiede che cosa sia successo, perché tutto è congelato e non c'è anima viva nel cantiere che lavori. Uno scavo è ancora aperto e non c'è alcun segno di ripresa. Come mai? Dopo diverse interrogazioni, i gruppi di minoranza vogliono andare a fondo sulla vicenda e chiedere conto anche del futuro di quell'area una volta che tutto sarà finito. Il problema principale è che non ci sono progetti, la realtà è questa. Abbiamo assistito a una presentazione di raccolta firme di alcune associazioni che vorrebbero questo famoso parco che c'era 50 anni fa, ma la realtà è che in questo momento non siamo come eravamo 50 anni fa, quindi dobbiamo dare atto di quella che è la reale situazione e la pericolosità di questo punto. Voi su questo aspetto avete intenzione di presentare una mozione? Sicuramente presenteremo una mozione, abbiamo già presentato diverse interrogazioni e alcune mozioni, ma vorremmo mantenere alta l'attenzione perché abbiamo visto che quando insistiamo su questo argomento comunque anche altre forze politiche e magari l'amministrazione, la giunta che dovrebbe comunque avere ben caro questo tema, magari cerchiamo di aiutarli e dire anche noi la nostra. Bene, ripartiamo dalla cronaca perché i carabinieri di Iesi hanno arrestato un 27enne nigeriano residente a Roma per traffico di stupefacenti. Era in viaggio sul treno regionale veloce proveniente da Roma e diretto a Falconara Marittima con un carico, pensate, di 1200 grammi di marijuana destinato alla piazza di Iesi, ma ad attenderlo la stazione di Fabriano ha trovato i militari del nucleo operativo informati che su quel treno avrebbero trovato un giovane spacciatore. Lo spacciatore con precedenti specifici si trova in Italia da 3 anni con un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. Ora è rinchiuso nel carcere di Montacuto ad Ancona.
Ritorniamo a Fano, sempre per la cronaca, perché si è verificato un incidente stradale questa mattina in via Galilei all'incrocio con via Fossa di Sant'Orso, senza nessun ferito grave, ma solo con danni ai mezzi. Coinvolte due auto, una Fiat Punto che procedeva in direzione Montemare, che era intenta a svoltare a sinistra in via Fossa di Sant'Orso, che si è scontrata frontalmente con una Ford Ka che proveniva dalla parte opposta. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei vigili urbani di Fano, che ha regolamentato però solo il traffico ma non ha effettuato nessun rilievo in quanto, vista la chiara dinamica dell'incidente, i proprietari dei mezzi hanno optato per una constatazione amichevole di incidente. Ed ora Barbara Marcolini è commerciante, originaria di Cattolica ma fanese d'adozione, è la nuova presidente della sezione fanese della Confcommercio. Si apre un nuovo capitolo della sua vita professionale e personale, un capitolo importante immaginiamo. Sì, molto importante, perché sono diventata presidente della sezione di Fano della Confcommercio e quindi sono molto molto contenta di questo incarico. E infatti voglio ringraziare innanzitutto i commercianti e il presidente provinciale Varotti che mi ha dato fiducia. E sono molto contenta perché il mio impegno è sempre stato, diciamo, a tutto tondo, ecco, quindi mi sono sempre impegnata nella città. Di che cosa ha bisogno Fano, visto che siamo proprio nel contesto di Fano, quali sono secondo lei le giuste vie da percorrere? Ma Fano sicuramente ha bisogno di un'iniezione di fiducia, in quanto ha bisogno di rilanciare sicuramente turismo, ha bisogno di rilanciare commercio e anche il settore del terziario, quindi diciamo un tutto tondo per rilanciare in generale tutte le imprese e per quanto riguarda appunto tutto il turismo, commercio, quindi una bellissima iniezione di fiducia, che questo è molto importante. Quali sono i prossimi impegni ai quali dovrà far fronte? Ma sicuramente adesso ci sarà un momento in cui cercherò di capire esattamente le dinamiche e come funziona, andrò a conoscere le persone delle varie associazioni, poi con tutto il gruppo di lavoro, che è sicuramente la cosa più importante, cioè creare una collaborazione condivisa da tutti, quindi dal gruppo di lavoro a tutti gli enti locali, a tutte le associazioni, per poi appunto insieme perseguire una strada per poter rilanciare appunto la città. Auguri a Barbara Marcolini per questa nuova fase sia della sua vita personale che anche professionale e che porterà insomma la guida per 4 anni della sezione fanese della Confcommercio. Un riconoscimento importante perché naturalmente in questo periodo sappiamo tutti quanto l'immagine femminile è sulle cronache per fatti sicuramente gravissimi e quindi questo momento, questo esempio è sicuramente un esempio positivo e che sia di incoraggiamento per tutti e per tutte. Sono 1 milione gli italiani che soffrono di una qualche demenza senile a causa dell'invecchiamento. Si avrà un aumento nei prossimi anni di quasi il 50%. L'Alzheimer è la forma più diffusa tra queste e oggi è la giornata mondiale dell'Alzheimer. Oggi 21 settembre è la giornata mondiale dell'Alzheimer. In Italia ne soffrono oltre 600.000 persone. La scienza fa progressi, ma manca una cura vera e propria. L'Alzheimer è la forma più diffusa di demenza senile e rappresenta da sola più della metà di tutti i casi diagnosticati. Inoltre sono circa 3 milioni le persone che indirettamente o indirettamente sono coinvolte nell'assistenza ai loro cari con demenza. Tali deficit rendono infatti necessario un costante accudimento del paziente, con un grosso peso per i familiari. Innanzitutto è una cosa che è molto impegnativa, questo lo posso garantire, però piano piano la persona che comunque piano piano perde il suo contatto con la realtà, ma in realtà secondo me non lo perde, perché ci sono dei momenti in cui ti accorgi che ancora è molto presente. Io, come mia esperienza personale, mia mamma non parla più, non fa più niente, però ha dei momenti in cui ancora mi dà tanto. Sono persone che comunque hanno negli occhi una speranza che noi non vogliamo che questa venga mai meno.
Sì, Mariangela ci ha detto delle parole speciali. Le persone che convivono con la demenza continuano a sentire fino all'ultimo respiro ed è proprio questo che deve essere il messaggio che vogliamo lanciare in questa giornata, e che nonostante tutte le fatiche, nonostante il dolore, è ancora tempo di opportunità, è il tempo di una relazione in cui ci si possono scambiare emozioni, ci si può scambiare amore, e questo sarà possibile fino all'ultimo respiro. Sono arrivata a 94 anni e vivo tranquilla. Ma qual è l'approccio, insomma, il primo contatto che stabilite con queste persone? Che cosa scatta in questi momenti? Ma noi cerchiamo sempre di riuscire ad avere un contatto che possa dare fiducia alla persona. E questo lo utilizziamo con delle piccole tecniche, che può essere ad esempio un contatto fisico, magari rispettando sempre la persona nella sua volontà, nel capire se magari una semplice stretta di mano o comunque una carezza o comunque un sorriso possono essere accolti, e sicuramente hanno un ruolo molto importante. Si terranno sabato pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Pantano di Pergola i funerali di Nello Tonelli, di 77 anni, deceduto tra sabato e domenica all'ospedale di Pesaro per le conseguenze dell'incidente frontale tra l'ambulanza che lo portava a Pergola dopo che era stato a Santa Croce di Fano per una visita medica ed un tir lungo la strada percolese giovedì scorso. Il nulla osta della magistratura è arrivato dopo l'autopsia svolta ieri dal medico legale Loredana Buscemi. Ora si attende la relazione del consulente della procura, che dovrà chiarire le cause e le concause della sua morte. E Pensieri in punta di piedi è il nuovo spettacolo che andrà in scena lunedì prossimo al Teatro Politeama. Sentiamo dal suo autore e regista di che cosa si tratta. Allora, Pensieri in punta di piedi, un primo spettacolo dell'Accademia che debutta lunedì prossimo al Teatro Politeama. Sì, apriamo la stagione quest'anno con uno spettacolo che prende un po' tutte le attività che noi svolgiamo nella scuola, chiaramente fatte dalla creme della scuola, quindi il corpo di ballo, la compagnia del teatro, le cantanti, nonché l'insegnante, e ci sarò anch'io dentro a interpretare. Che spettacolo è? Come lo hai pensato come primo debutto? È uno spettacolo non comico, ovviamente, è un teatro danza. Ci sarà proprio un mix tra tutte le nostre arti, tra il canto che accompagneranno le poesie o la danza che le circonderà la poesia, e parole, pensieri, insomma, un po' di cose. È uno spettacolo molto fluido, perché non durerà tantissimo, un'ora, un'ora e un quarto massimo di spettacolo, quindi iniziamo alle 9, finiremo sicuramente alle 10:30, sono tutti fuori, anche perché lunedì sera i ragazzi devono andare a scuola, insomma, quindi abbiamo pensato un po' a tutto. Allora, chi vuol venire a questo spettacolo, dove trova i biglietti e, insomma, dacci qualche info. Allora, per chi volesse venire, vi invito caldamente, venite a vederci, perché non vi deluderemo. Potete trovare i biglietti presso la nostra sede, nell'Accademia dello Spettacolo, in via della Liscia 9, oppure telefonare allo 0721 19 20 629, e potete tranquillamente anche prenotarlo e poi prenderlo subito prima della serata. E chiudiamo con una di sport. Sabato si terrà la 22esima edizione di una corsa podistica amatissima, la Corrifano. Partite, è partita la 21esima edizione della Corrifano. Torna per le colline di Gimarra anche quest'anno la Corrifano. Ci siamo arrivati anche quest'anno, siamo alla 22esima edizione, quindi sabato 23 di settembre avremo la Corrifano sulle splendide colline di Gimarra. Il tempo è previsto buono, quindi fortunatamente la pioggia sarà lontana, e inizieremo con la gara dei bambini con i 200 metri, poi i 500 con ragazzi e infine i 1800 con i giovani. A finire la giornata ci sarà la gara degli adulti classica di chilometri 8,4, quindi 8,4 chilometri su tutte le colline, che partirà alle ore 17. Le iscrizioni si ricevono sul posto in via Cena, cioè davanti al campo sportivo di Gimarra, e fino
per i ragazzi fino a 10 minuti prima delle ore 16, per gli adulti fino a poco prima delle 17. Insieme già dall'anno scorso a queste gare ci sarà anche la camminata amatoriale per coloro che non vogliono cimentarsi in una vera podistica ma solo camminare tranquillamente per le colline, quindi ci sarà anche questa novità che abbiamo introdotto l'anno scorso e riconfermiamo anche quest'anno. Ecco, per informazioni dove bisogna rivolgersi? Allora, abbiamo il sito csifano.it oppure la pagina Facebook dove troverete tutte le gare, gli orari, le qualifiche, tutto quello che serve per iscriversi. E inoltre abbiamo una cosa sempre bella che facciamo con la Corifan, cioè devolviamo una parte delle iscrizioni in beneficenza quest'anno all'ANTE, perché dobbiamo dedicarle in memoria di Vasco Oliva, che era uno degli organizzatori e collaboratori storici della Corifano. Abbiamo Marco Ercoli, bravo Marco Ercoli. Bene, con quest'ultima notizia io mi fermo qui, termina questa edizione di Occhio alla Notizia. L'informazione torna domani mattina alle 7.30 con Occhio ai Giornali. Prima di lasciarci però ricordo che dopo di noi ci sarà un'altra puntata di Box in cucina con lo chef e poi insomma ci faremo quattro sane risate insieme ai comici del San Costanzo per il Pesce Azzurro Show. Buona serata a tutti voi.